Oggi si vola in America. Mi piace. Oh, ciao a tutti e benvenuti. Bentornati anche. Oggi è giovedì e come avete visto è uscito il video. Strano? Sì. Però dato che siamo a casa, si studia e si segue le lezioni online, diciamo, ma che cavolo, ma facciamo un video in più. Quindi oggi, continuando il nostro percorso nei tabaccosi della DM Vape, scopriamo, dato che ho detto che torniamo in America, all'American Blend, o Classic American, comunque è questo qui. E poi dall'America si vola a Cuba con il Classic Havana, che dovrebbe essere un tabaccoso al sigaro cubano. Ma ora andiamo a svapare. L'American Blend, o il Classic America, svaperò sulla Siglei Compact A1. Se non l'avete ancora vista, perché non è molto comune, me la metto qua e poi ve la linko sotto. Ma andiamo a svapare. Allora, come ho già detto nel primo video, andatelo a vedere. Questa ditta fa dei liquidi, oltre ai liquidi tabaccosi, fa anche altri liquidi dolci o cremosi che io, cioè, a me non piacciono. Ma non quelli di quella ditta, proprio non mi piacciono. E fa dei liquidi tabaccosi che per me, Lorenzo, sono tra i migliori che ci sono sul mercato. Non sono i migliori, però sono tra i migliori. Cosa mi dice questo American Blend? Allora, beh, scordatevi il sapore delle sigarette, quello sicuramente. Però... dà quella sensazione, poi soprattutto sulla Siglei si ritrova molto questa cosa, dà quella sensazione di tostatura tipo noccioline sotto. Ovviamente non sono noccioline, la tostatura sicuramente sarà un barley. E c'ha una parte dolciastra tipica, non vorrei dire floreale, comunque comunque dolcina, non è eccessivamente dolce, se no non sarei qua a presentarvi il liquido, assolutamente. Però è dolcina, ma comunque è gradevole, molto gradevole. È molto gradevole perché non appesantisce, perché è una mixture leggera e comunque quella parte di tostato, cioè, a me viene voglia di svaparlo tutto il giorno. Infatti l'aroma ci sarà rimasto forse 2 ml. No, ragazzi, cioè, veramente, veramente favoloso. Non favoloso come il Kentucky USA, che io ho presentato nel primo video, però questo è il secondo mio preferito. Ma non indugiamo e passiamo all'Havana, che ho precedentemente drippato sul Etna. Non guardate la mod che fa schifo, cioè è brutta, anche perché l'unica disposizione di colore ce l'avevano questa qua, quindi... Me l'hanno mandato pure senza il beauty o-ring, quindi vedrai che... Allora, non è male, però diciamo che non è uno tra i miei preferiti, perché è un liquido che è incompleto. Prima di spiegarvelo vi dico che, allora, l'American Classic o l'American Blend, chiamatelo come volete, è fatto al 10%, come consigliere a casa, anche se al 10% diciamo che è un pochino più floreale. Infatti io l'ho fatto all'incirca al 7%, che per me è godibilissimo, mentre l'Havana l'ho fatta al 5%, e adesso vi spiego il perché. L'Havana è un po' particolare, verrà un po' fuori lungo il video, ma capirete anche il perché, perché molto si riesce a modulare bene questo aroma. L'Havana, allora, di sigaro, non dico che non sa di sigaro cubano, è vero,
chi ha fumato i sigari, chi fuma i sigari, insomma, e li conosce meglio di me. Io non dico di non essere principiante, però non è che abbia tutta questa passione, ecco. Però sa della foglia esterna, che poi è la parte aromatica. Però se la caricate al 10%, come vi dicono loro, cioè vi sale su un aroma di chimico, di artefatto, che disturba. Quindi io non la consiglio al 10%, io l'ho fatta al 5%, ve lo ripeto. Ed è comunque rimane un aroma per me incompleto. Non svaperei da solo, ecco. Potete provare con qualsiasi altra cosa, so chi più gli piace il virginio, i tabacchi chiari, chi più gli piace i tabacchi scuri, comunque bene o male, ovviamente si sposa bene con i tabacchi scuri, non con i tabacchi chiari, però a chi piace farlo. È un liquido godibile, comunque, alla fine. Quando sei davanti al computer, quando fai i cazzi tuoi a casa, e per il resto lo sapete. Non vi fidate di me, ma compratelo e sì, e provatelo, ragazzi. Seguiteci su Instagram, YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, commentate, mi piace, non mi piace, insomma fate come volete. A un prossimo video.